rappresentanza deve essere di tutti quanti, maggioranza e opposizione, perché noi siamo stati eletti dal popolo, siamo espressioni, dobbiamo rappresentare il popolo all'interno delle istituzioni. Quindi non so adesso chi deve intervenire, allora, segretario, diamo la parola prima al segretario per rispondere ai dubbi che ha l'opposizione, in particolare il consigliere Fucciò, poi dopo vuole intervenire il consigliere Marco. Ah, sono richiesti, allora la denuncia. Va bene, allora diamo la parola al segretario e poi i passi e il mio da parte mia personale che voglio ringraziare tutti quanti. La parola al segretario. Grazie.
quella che è stata la delibera del 25 luglio del 2016, nel quale veniva eletto presidente del Consiglio Daiza. Era, per riportarla diciamo ad oggi, quasi e paradossalmente la stessa identica situazione attuale. I consiglieri assegnati erano 24 più uno il sindaco, la maggioranza dei 2/3 era di 16 voti, i consiglieri presenti erano 23 più il sindaco, quindi i consiglieri votanti erano 23 più il sindaco. Ottenevano 16 voti la Isa, 6 voti Cavano, un voto Ilardi e una scheda bianca. Con questi numeri allora fu eletto, e ritengo sia stato valido, è durato fino alla fine.